Salve ragazzi e bentornati su Valinor, io sono Frank e in questo video vi racconterò la storia di una delle creature più affascinanti della Terra di Mezzo. Sto parlando di Glaurung. E allora direi di iniziare. Glaurung, conosciuto anche con gli appellativi di padre dei draghi e ingannatore, fu il primo drago di cui si ha notizia nella Terra di Mezzo. Il suo nome è di origine Sindarin, che significa letteralmente verme dorato. Fu forse uno dei draghi più grandi della prima era, anche se non raggiunse certamente le dimensioni di Ankalagon il Nero. Le sue misure non vengono mai espresse con chiarezza, ma si può ipotizzare che fosse lungo più di 30 metri e alto almeno 4. Le sue scaglie, che una volta sviluppatesi erano dure quasi quanto una corazza d'acciaio, erano di un colore dorato tendente all'arancione e pare che emanasse un lezzo tale da essere sentito da lunghe distanze e che il suo strisciare avvelenasse il terreno su cui passava. Era inoltre privo di ali e per spostarsi utilizzava 4 zampe possenti che tuttavia lo costringevano a trascinare gran parte del suo corpo come un verme. Glaurung, oltre ad essere oltremodo forte fisicamente, con zanne e artigli più affilati delle spade dei Noldor, era dotato anche di grande intelligenza e malizia, caratteristica comune nei draghi, ma che in lui erano particolarmente sviluppate. Inoltre, sembra che padroneggiasse la magia nera e fosse in grado di lanciare incantesimi paralizzanti attraverso i suoi occhi. Glaurung fu un drago particolarmente malvagio e scaltro. Egli portò a compimento le maledizioni che Morgoth aveva scagliato su Húrin e sulla sua progenie. La sua prima apparizione risale a 200 anni dopo la Dagor Aglareb, al termine della quale il Thangorodrim venne circondato dall'assedio degli Elfi. Morgoth, rendendosi conto che gli orchi non reggevano il confronto con i soldati elfici, inviò Glaurung contro gli assedianti, anche se sembra che in realtà il drago si fosse rivelato prima di quanto l'oscuro signore avesse voluto. Glaurung, tuttavia, era ancora troppo giovane e la sua corazza non del tutto formata. Così, dopo un attimo di iniziale sbandamento, gli arcieri e i cavalieri dei Noldor si riorganizzarono e attaccarono il drago, che più volte colpito fu costretto a ritirarsi precipitosamente ad Angband. La seconda apparizione avvenne nel 455 della prima era, durante la Dagor Bragollach, durante la quale il drago, ormai perfettamente formatosi, poté sfruttare appieno il suo potenziale mortifero, seminando terrore e morte sui campi di battaglia. La terza apparizione di Glaurung non fu certo più gloriosa. Durante la rovinosa, per gli Elfi, Nirna e Ternodied, Glaurung e Yuruloki apparvero seminando il terrore, ma Azaghal, signore dei nani di Belegost e i suoi guerrieri, i quali erano vestiti con armature resistenti al fuoco, lo affrontarono impavidamente. Nonostante le corazze, il drago causò molte perdite, e allora Azaghal si scagliò contro il drago con la sua ascia e gli inflisse una grave ferita. Glaurung riuscì infine a ucciderlo, ma per le ferite subite dovette tornare in Angband, dando così modo alle truppe dell'Alleanza di Maedros di ritirarsi in maniera ordinata. La quarta uscita di Glaurung da Angband fu la più terribile. Morgoth aveva infatti appreso che il suo nemico, Túrin Turambar, si nascondeva tra gli Elfi del Nargothrond, i quali avevano condotto diverse offensive contro i suoi servi, ed inviò contro essi un grande esercito di orchi, guidato dal padre dei draghi, per sconfiggere una volta per tutte i suoi nemici. Túrin e Orodreth, nonostante gli avvertimenti di Ulmo, marciarono contro Glaurung con il proprio esercito, ma vennero sconfitti nella battaglia di Tumalad, durante la quale lo stesso re e molti elfi persero la vita. Inseguendo i superstiti, Glaurung e i suoi raggiunsero il Nargothrond, che fu saccheggiato e molti elfi morirono, e le donne, tra cui la principessa Finduilas, furono prese prigioniere. Túrin giunse al culmine del saccheggio e si scagliò contro Glaurung, ma il drago, incrociando lo sguardo di Túrin, gli lanciò un incantesimo immobilizzante e gli rivolse parole meschine e piene di menzogne. Il drago mise nel cuore dell'eroe il dubbio che sua madre e sua sorella vivessero fra i tormenti nella sua vecchia casa nel Dorlomin, cosicché Túrin non salvò Finduilas, figlia di Orodreth,
e partì verso il nord, dimentico della sorte del Nargothrond. Soddisfatto del male inferto a Turin, il drago eresse a propria dimora la reggia di Orodreth e, ammucchiati i tesori nel salone principale, ne fece il proprio giaciglio. L'eroe tuttavia non trovò sua madre e sua sorella, le quali erano da molto tempo dipartite da quel luogo ed erano state per diverso tempo ospiti di Fingol. Quando queste avevano sentito la storia della spada nera del Nargothrond, il quale altri non era che Turin, decisero di cercare di mettersi in contatto con lui, nonostante la contrarietà di Fingol, fuggendo da sole dalla reggia di Menegroth. Temendo ciò che poteva succedere alle due donne, il re elfico allora inviò il suo capitano Mablung e una schiera di cavalieri affinché le riportassero indietro. I cavalieri di Fingol raggiunsero le due donne, ma vennero intercettati da Glaurung, e i cavalli, al sopraggiungere del drago, si imbizzarrirono, e Nienor e Morwen vennero separate. La fanciulla, spaventata a morte, fuggì, ma nella fuga finì davanti a Glaurung, che con estrema malizia le lanciò addosso un incantesimo di oblio, offuscandole la mente e togliendole i suoi ricordi. Per alcuni anni il drago rimase nel Nargothrond, dal quale diresse le operazioni dei suoi orchi e divenne conosciuto come il Re Drago del Nargothrond. Nel 499 della prima era, Glaurung uscì però dalla sua tana per raggiungere il Brethil, poiché gli era giunta notizia che da lì Turin, assunto il nome di Turambar, guidava la resistenza degli Aladin contro i servi di Morgoth e aveva appena sconfitto le forze del drago in una grande battaglia. La notizia dell'arrivo del drago gettò sgomento nel cuore degli Aladin e molti accusarono l'eroe di aver portato su di loro la rovina. Ma Turin non si perse d'animo e con i due prodi compagni, Dorlas e Huntor, partì per affrontarlo. Accadde però che Turin perse i due compagni e dovette uccidere Glaurung da solo. Sfruttando il fatto che il mostro per attraversare un crepaccio si fosse lanciato col corpo sull'altro lato, esponendo dunque il ventre, Turin risalì la parete del crepaccio e lo trafisse con la propria spada sventrandolo. Ma le esalazioni del drago e il suo sangue velenoso gli dettero alla testa, facendolo svenire. Proprio in quel momento, sul luogo dello scontro giunse Nienor, seguita a breve distanza dallo zoppo Brandir, la quale, vedendolo a terra, lo credette morto e cominciò a piangere disperatamente. Allora Glaurung, che non era ancora morto, usò le sue ultime forze per infliggere ulteriore dolore al suo nemico. Il drago spezzò il suo incantesimo di oblio e rivelò alla fanciulla che il suo amato sposo era in realtà il fratello e che dunque il figlio che portava in grembo era frutto dell'incesto. La fanciulla, inorridita, impazzì e si uccì gettandosi da un dirupo prima che Brandir potesse fermarla. In seguito Turin rinvenne. Ma quando tornò a Efel Brandir in cerca della moglie e Brandir gli riferì delle parole del drago, non ci credette e lo uccise per poi scappare. In seguito però Turin incontrò l'amico Mablung che confermò le parole dell'ucciso. Allora, disperato, l'eroe estrasse la spada Gurthang e si tolse la vita. E allora ragazzi, finisce qui l'affascinante storia del drago Glaurung e prima di salutarvi voglio ringraziare tutti gli abbonati a questo canale che con un piccolo ma fondamentale contributo supportano ulteriormente questi contenuti e mi raccomando lasciate un pollice in alto e iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati sui prossimi video. E da Frank è tutto, ciao ragazzi!